io penso che questa volta tutto il torto non riuscirei a darglielo, ecco. Io penso che ci siano margini di trattativa, per questioni di principi, di atteggiamento, penso che abbiano ragione loro. Quello che dicono sull'articolo 7 è giusto quello che dicono, ragazzi, dai. Quando io ero qui anche quando c'è stato il primo sciopero della storia del calcio, e la volta non c'era una ragione di scioperare, perché loro si svincolavano i parametri dei calciatori e chi ne traeva beneficio erano le grosse società rispetto delle piccole, fondando per il calcio senza precedenti. È un pseudo vantaggio per i calciatori. Lo subimmo. Primo sciopero sono iniziato a studiare il calcio. E quindi oggi non è. E fu contrario perché era sbagliato. Oggi io penso che per questo in principio lei ci abbia ragione. Questa è la mia posizione personale. Di un vecchio presidente che c'è 20 anni in questo posto. Ma io spero che c'è qualcuno che pensi, più che pensi come me.